Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo atomizzatore. Vai Birillo, esponicelo. Allora, profile della What of O. Un bel atomizzatore da flower. Possibili tanti tipi di resistenze sopra. Si può fare la mesh, le resistenze che ti pare. Ora lo andiamo a fare vedere da vicino e poi fare una conclusione finale di questo atomizzatore da flower, che è un atomizzatore del momento. Ora ve lo facciamo vedere da vicino. Adesso andremo a far vedere al suo interno che cosa contiene il packaging. Top cap, atomizzatore con la mesh già montata e il cotone. Poi c'ha un drip tip sostitutivo, scatolina è bella imballata bene, e poi c'ha le sue spare parts, ovvero c'ha il tappino per il pin forato per andarlo a chiudere e quindi non è più BF. Poi c'ha due molle di riserva per mantenere il cotone in alto, degli OR e delle vitine sostitutive. Ha una chiavetta con altri utensili, ovvero un cacciavite a stella e l'utensile per la mesh, per piegarla e farla arrivare a misura giusta. Qua è il pacchettino della mesh, ce ne contenute due, io una l'ho già montata. Qua c'era il cotone che io ho già montato sopra e la resistenza normale, che uno può decidere se mettere la mesh o la resistenza normale. Poi ha il suo foglietto illustrativo che vi spiega bene tutto il contenuto dell'atomizzatore e basta. Adesso andremo a montarlo sulla boxettina, lo andremo a spingere a 55 watt e andiamo alla prova di svapo e le conclusioni finali. Eccoci arrivati alla prova di svapo e le conclusioni finali di questo atomizzatore. Andiamo a provare. Siamo a 55 watt. Bene, con la mesh funziona da Dio. Si sente bene l'aroma. Si sente molto bene la roba. C'è il tiro abbastanza aperto. Facile da rigenerare. Tanta roba. Tiri giù, metti il cotone, basta, se lo tagli, lo spingi un po' dai lati, fai attivare bene, tanta roba. Sì, gli do un 10 perché l'aroma si sente come da si Dio. Sente l'aroma, poi non scalda nemmeno tanto, no, perché c'è un bello spessore il cap, quindi tanta roba. Ottimo, questo uno poi se ce lo vuole cambiare ce lo cambia, sono tanti tipi, sì, di adattatori, qui non so se ci manca con del recurve, non lo so, lungo. Tanta roba, della What of O Profile lo consigliamo per chi vuole sperimentare da flower. C'ha un mucchio di fori dai lati che fa entrare tanta aria, si sente bello fresco, non viene caldo. Sì. Allora, dalla taverna dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a seguire. Ciao!